TG12, bentrovati, edizione del 12 giugno. Vediamo insieme i principali titoli della giornata. È attesa per oggi la sentenza del TAR sull'ammissibilità dei ricorsi contro l'elezione di 15 consiglieri regionali. A Sassari, big della politica nazionale a sostegno dei candidati sindaci. Oggi Zingaretti, domani Toninelli e giovedì la Meloni. Da domani al via d'Alghero Rally Italia-Sardegna, un'opportunità non solo per la città catalana ma per tutto il nord dell'isola. Questi dunque i titoli principali. Si attende oggi da parte del TAR la decisione sull'ammissibilità di alcuni ricorsi presentati contro l'elezione di 15 consiglieri regionali. Secondo i ricorrenti, anche tutti gli 8 consiglieri della Lega occuperebbero illegittimamente le loro poltrone nell'Assemblea Sarda. Il servizio è di Marco Sanna. Sul Consiglio regionale sardo grava l'esame presso il Tribunale amministrativo della Sardegna, in dibattito oggi, di alcuni ricorsi presentati da diversi candidati alle elezioni. Se i ricorsi fossero accolti dal TAR e poi dal Consiglio di Stato, metterebbero a rischio la legittimità dell'elezione di 15 consiglieri, fra i quali tutti gli 8 eletti della Lega. Antonio Gaia e Pierfranco Zanchetta dei Cristiano Popolari Socialisti e Marzia Cillocco del Campo Progressista hanno contestato l'elezione di consiglieri che sono stati reclutati da diverse liste senza la raccolta di firme per la singola candidatura, ma con un escamotage tecnico di adesione ad altre forze. Il Tribunale dovrà decidere se l'elezione è legittima in quanto rappresenta espressamente la volontà popolare. Questi e altri ricorsi, una volta accolti dagli organi competenti, potrebbero portare ad una clamorosa esclusione dal Consiglio dei rappresentanti sotto inchiesta e quindi ad una importante ricomposizione dell'Aula, fatto che, secondo alcuni osservatori, potrebbe condurre addirittura a nuove elezioni. Altri ricorsi, presentati da singoli candidati esclusi nei confronti di attuali consiglieri, riguardano la corretta attribuzione di seggi a precisi collegi elettorali, che avrebbero penalizzato le rappresentanze del Nuorese, dell'Ogliastra e del Sulcis. Il presidente del Consiglio Cristian Solinas, che dovrà gestire la complessa situazione, è anche sotto accusa da parte delle opposizioni perché non ha ancora presentato le dimissioni da senatore e di ricoprire dunque illegittimamente il ruolo di governatore sardo. E proseguiamo con la pagina politica. Oggi Nicola Zingaretti per il centro-sinistra, domani Danilo Toninelli per i 5 Stelle e giovedì Giorgia Meloni per il centro-destra. Arrivano nel nord dell'isola i big della politica nazionale a sostegno dei candidati sindaci di Alghero e Sassari. Mancano solo 4 giorni alle consultazioni elettorali di domenica 16 giugno. A supporto dei candidati arrivano i big nazionali della politica. Nel nord-ovest dell'isola saranno chiamati alle urne gli elettori dei comuni di Sassari, Alghero, Sorso e Castelsardo. Si comincia oggi con il leader del PD Nicola Zingaretti, che toccherà prima Alghero a supporto di Mario Bruno, poi Sassari al fianco di Mariano Brianda e infine Cagliari. 3 tappe concentrate in un'unica intensa serata. Il Movimento 5 Stelle mette in campo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che arriva nell'isola domani a sostegno dei candidati sindaci Roberto Ferrara ad Alghero e Maurilio Murru a Sassari. Il ministro prima farà tappa alla Riviera del Corallo alle 11 presso la Sala Rossa del Comune, in via Columbano alle 15 a Sassari, per prendere parte al convegno dal titolo Continuità territoriale e internazionalizzazione degli studi, nell'aula consiliare del Dipartimento di Giurisprudenza in via Mancini 5. Per Fratelli d'Italia atteso per il 14 giugno il segretario nazionale Giorgia Meloni a sostegno dei candidati di centrodestra Mariolino Andria alle 11 in Piazza d'Italia a Sassari, che proseguirà con una passeggiata al centro storico, e alle 13 si sposterà ad Alghero in piazza Pino Piras a sostegno della candidatura di Mario Conocci. Domani 7 sindaci candidati per il comune di Sassari saranno ospiti di Canale 12 su Mattino Live, condotto da Adriano Porqueddu, per un confronto finale prima del silenzio elettorale. E siamo alla cronaca. 7 kg di cocaina purissima per un valore alla vendita al dettaglio di oltre 1 milione di euro. E il carico sequestrato ad Olbia dalla Guardia di Finanza ad un albanese che sbarcava dalla sua auto proveniente da Livorno.
7 kg di cocaina per un valore al dettaglio di oltre 1 milione di euro è il risultato di un sequestro ai danni di un 28enne albanese e della sua fidanzata rumena, operato al porto di Olbia dai militari della Guardia di Finanza. La coppia proveniva da Livorno e sbarcava a bordo di una Volkswagen Golf con il carico nascosto in un doppio fondo ricavato fra il sedile posteriore e la sede della ruota di scorta. Sono stati i cani addestrati dell'unità a fiutare negli abiti dei sospettati piccole quantità di droga e ad aprire la procedura per i controlli più approfonditi. L'ispezione presso un'officina meccanica ha portato alla scoperta del più ingente quantitativo di droga sequestrato nella stagione. La cocaina era custodita in sacchetti sottovuoto e cosparsi di polvere profumata. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari hanno finora sottratto al mercato clandestino 37 kg di droga pesante di tipo cocaina, 15 kg di hashish e marijuana, 2 kg di eroina nelle attività mirate nei porti aeroporti. Porti nel nord Sardegna. E siamo alla pagina dello spettacolo. Un nuovo successo per Mario Donato Vinci. Di ritorno dal Teatro Nuovo di Milano, il giovanissimo cantante sassarese ha raccontato ai nostri microfoni la sua esperienza come protagonista del musical A Bronx Tale. Vediamo insieme il servizio. Ultimi preparativi nel santuario di Sant'Antine a Sedilo, che domenica 16 giugno ospiterà l'undicesima edizione di Hycnos, la grande giornata della musica, evento nato 26 anni fa e assente da 6 anni. La maratona musicale prenderà il via alle 15 e vedrà alternarsi sul palco oltre 20 tra gruppi e artisti, per un panorama sulle diverse espressività della scena isolana, dalla tradizione pura alla sua rielaborazione, dal pop alla canzone d'autore, sconfinando nel rap, reggae, blues e swing. Guest star sarà il giornalista ed esperto di musica Red Ronnie. All'interno della manifestazione anche la consegna del premio della solidarietà a Padre Salvatore Morittu dell'associazione Mondo X Sardegna. La kermesse intende rilanciare, attorno alla forza aggregante della musica, temi come la lotta alla talassemia e la lotta agli incendi estivi, la solidarietà e l'accoglienza. A quest'ultimo tema sarà dedicata un'apposita tappa di Frimmos, l'iniziativa avviata 2 anni fa dalla Fondazione Maria Carta e dagli stessi promotori di Hycnos. L'inizio è previsto per le 10.30 nei locali di Saprima Eghina, Sedilo, col saluto del sindaco Salvatore Pes e Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta. Saranno anche raccolte le testimonianze di alcune eccellenze imprenditoriali, come Antonello Solinas di Abinsula, Antonello Fadda di Caracter e le artigiane del tessile di Sedilo. E c'è stato evidentemente uno scambio nella scaletta. Il servizio che abbiamo appena visto era dedicato a Hycnos, che ritorna da domenica a Sedilo con l'undicesima edizione, la grande giornata della musica. Ci occupiamo adesso invece di Mario Donato Vinci, il sassarese che è già stato protagonista dello Zecchino d'Oro. Vediamo insieme il servizio. 11 anni appena, ma portamento spigliato e un curriculum con tanti successi internazionali. Il giovane cantante sassarese Mario Donato Vinci è appena tornato da Milano, dove ha interpretato il ruolo di protagonista del musical A Bronx Tale, uno spettacolo arrivato direttamente da Broadway, dove è nato con la regia di Robert De Niro, per emozionare il pubblico del Teatro Nuovo di Milano, uno dei più importanti a livello nazionale. A notare il piccolo showman sono stati il regista Claudio Insegno e il direttore artistico di origini sarde, Giulio Panci, che lo hanno coinvolto in una storia di lealtà e famiglia. Ambientato in un quartiere italiano nella New York degli anni 60, lo spettacolo è andato in scena con un cast formidabile, presenti nomi come Marco Stabile, Roberto Rossetti, Valentina Gullace e Andrea Carli. Questa esperienza artistica è stata molto bella, mi ha regalato molte belle emozioni. E poi lavorare con artisti italiani grandissimi è stata un'emozione immensa. Nonostante l'età, Mario Donato incassa l'ennesimo successo di una carriera iniziata con la partecipazione allo Zecchino d'Oro, ma ci sono ancora tanti sogni. Il mio sogno nel cassetto è diventare sempre più bravo, perché nella vita bisogna migliorare. E poi da grande voglio diventare un medico per curare le persone e un cantante, un performer per dare belle emozioni alle persone. La produzione del Teatro Nuovo, visto il successo riscontrato, ha proposto la realizzazione di nuovi progetti artistici che già dal mese di novembre potrebbero permettere al piccolo artista di intraprendere nuove entusiasmanti avventure oltremare. E dopo i successi del piccolo Mario Donato Vinci ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi per la pagina sportiva. A più tardi.
Bentornati in studio con la pagina sportiva, parliamo subito di Dinamo, i ragazzi di coach Pozzecco determinati a portare in parità la serie finale in gara 2 stasera a Mestre contro il Venezia alle 20.45 su Rai Sport. Il servizio è di Enrico Porcheddu. Dopo la vittoria sfumata di lunedì, i giganti della Dinamo tornano in campo al Talercio per la gara 2 contro Venezia con l'obiettivo di portare in parità la serie di finale. Palla 2 ore 20.45 in diretta TV su Rai Sport, Eurosport 2 e Player e nelle clubhouse di Sassari e Cagliari. Nel clima infuocato del Taliercio di Mestre, i ragazzi di coach Pozzecco sanno di dover rimanere sereni e concentrati. E proprio Marco Pozzecco avverte tutti: non siamo per niente abbattuti e vogliamo rifarci. Scenderemo in campo con lo spirito di sempre. Ripartire dagli errori e reagire alla prima sconfitta dopo 22 successi consecutivi. La serie è apertissima, parola di Jack Cooley, che in gara 1 ha mostrato tutta la sua solidità, con una doppia da 12 più 11. Qui si gioca con un clima infernale, può succedere di tutto, ma non perderemo la nostra serenità. Siamo consapevoli dei nostri mezzi. E prende il via domani ad Alghero il Rally Italia-Sardegna. Sarà un'opportunità non solo per la città catalana, ma per tutto il nord dell'isola. Vediamo il servizio di Salvatore Taras. 92 team, 22 nazioni rappresentate e TV da tutto il mondo. Da domani al 16 giugno l'isola ospiterà il Rally Italia-Sardegna, la tappa italiana del World Rally Championship che si presenta già come un'edizione da record. Sono previste oltre 20.000 presenze tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi e appassionati. Sold out per gli alberghi, senza considerare l'indotto per bar, ristoranti, attività commerciali e attrazioni turistiche. L'evento, organizzato dall'Automobile Club d'Italia, sarà un'opportunità non solo per Alghero, ma per tutto il nord Sardegna, dove si svolgeranno le prove speciali tra panorami mozzafiato, e quindi un veicolo di promozione per tutta l'isola. Il campionato del mondo di rally nel corso dell'anno registra in TV un audience di 851 milioni di telespettatori, oltre ai 39 milioni di utenti della web TV dedicata e più di 24 milioni di utenti sui social media. La città catalana ospita per il sesto anno consecutivo il quartier generale della direzione di gara, il parco assistenza e la sala stampa internazionale. Per offrire uno spaccato di Sardegna tornerà anche la Fiera del Gusto e poi concerti, eventi, intrattenimento ogni sera dal palco dove domenica si terrà la premiazione con il consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. E si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, vi ricordo però di seguirci sul nostro sito www.canale12.it, sulla nostra pagina Facebook e su YouTube. Inoltre, prima di salutarvi, vi ricordo che domani ci sarà l'attesissimo confronto tra i 7 candidati sindaci alle 10.30 live su Facebook e sul digitale terrestre su Mattino Live condotto da Adriano Porquetto. Non ve lo perdete. Arrivederci e grazie per averci seguito.